Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quarta domenica di Quaresima, la si chiama domenica lettare, cioè rallegrati, perché così è l'antifona d'ingresso della liturgia eucaristica che ci invita alla gioia. Rallegrati Gerusalemme, così è una chiamata alla gioia. Esultate e gioite voi che eravate nella tristezza, così incomincia la messa. Qual è il motivo di questa gioia? Il motivo è il grande amore di Dio verso l'umanità, come ci indica l'Evangelio di oggi. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Queste parole, pronunciate da Gesù durante il colloquio con Nicodemo, sintetizzano un tema che sta al centro dell'annuncio cristiano. Anche quando la situazione sembra disperata, Dio interviene, offrendo all'uomo la salvezza e la gioia. Dio infatti non se ne sta in disparte, ma entra nella storia dell'umanità, si immischia nella nostra vita, entra per animarla con la sua grazia e salvarla. Siamo chiamati a prestare ascolto a questo annuncio, respingendo la tentazione di considerarci sicuri di noi stessi, di voler fare a meno Dio, rivendicando un'assoluta libertà da Lui e dalla Sua parola. Quando ritroviamo il coraggio di riconoscersi per quello che siamo, ci vuole coraggio per questo, ci accorgiamo di essere persone chiamate a fare i conti con la nostra fragilità e i nostri limiti. Allora può capitare di essere presi dall'angoscia, dall'inquietudine per il domani, dalla paura della malattia e della morte. Questo spiega perché tante persone, cercando una via di uscita, imboccano a volte pericolose scorciatoie, come ad esempio il tunnel della droga o quello della superstizione o di rovinosi rituali di magia. È buono conoscere i propri limiti, le proprie fragilità, dobbiamo conoscerle, ma non per disperarci, ma per offrirle al Signore e Lui ci aiuta nella via della guarigione, ci porta per mano, ma mai ci lascia da soli, mai. Dio è con noi e per questo mi rallegro, ci rallegriamo oggi. Rallegrati Gerusalemme, dice, perché Dio è con noi. E noi abbiamo la grande e vera speranza in Dio, ricco di misericordia, che ci ha donato il suo Figlio per salvarci, e questa è la nostra gioia. Ma anche abbiamo tante tristezze, ma quando siamo veri cristiani c'è quella speranza che una piccola gioia che cresce e ti dà sicurezza. Non scoraggiarci, noi do non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre debolezze. Dio è lì. Gesù in croce per guarirci. Questo è l'amore di Dio, guardare il crocifisso e dirci dentro: Dio mi ama. È vero, ci sono questi limiti, queste debolezze, questi peccati, ma Lui è più grande dei limiti, delle debolezze, dei peccati. Non dimenticatevi di questo.
Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei nostri peccati. E prendiamo il Signore per mano, guardiamo il crocifisso e andiamo avanti. Maria, Madre di Misericordia, ci metta nel cuore la certezza che siamo amati da Dio, ci stia vicino nei momenti in cui ci sentiamo soli, quando siamo tentati di arrenderci alle difficoltà della vita. Ci comunichi i sentimenti del suo Figlio Gesù, perché il nostro cammino quaresimale diventa esperienza di perdono, di accoglienza e di carità. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, prega pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sunt nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi, in particolare i fedeli di Agropoli, Padova, Troina, Foggia, Caltanissetta, e ai giovani della parrocchia Sant'Antonio di Padova in Serra di Pepe. Saluto la comunità brasiliana di Roma, i cresimandi di Tivoli, con il loro vescovo, i giovani di Avigliano e i ragazzi di Saronno. Un saluto speciale rivolgo agli studenti universitari provenienti da diverse parti del mondo e riuniti nel primo Vatican Hackathon promosso dal Dicastero per la Comunicazione. Cari giovani, è bello mettere l'intelligenza che Dio ci dona a servizio della verità e dei più bisognosi. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.